Buongiorno a tutti, un altro bel metal detector vintage, uno dei migliori dell'epoca, diciamo di circa 25 e passa anni fa, il White Eagle 2. White Eagle 2 è uno, e lo vedrete, bellissimo apparecchio, quasi introvabile, uno dei primi col display digitale, dal quale non era programmabile come ora con i microprocessori universale, ma era fatto ad hoc per il fabbricante, adesso lo vedete, classica scatola box in lamiera, come tanti ce ne sono ancora adesso, vi ricordate adesso di 20 anni fa, vi ricordate il 6000 di Pro Plus di circa 12 anni fa, stessa scatola, stesso box, stesse dimensioni, che adesso è montata ancora nel Sierra Madre, due steli telescopici e la classica piastra Blue Max, la DepthScan 9,50. Questo è un metal detector che avrà circa, diciamo, oltre 25 anni. Qui c'è la presa cuffia e qui c'è il portapile nel quale ci va un pacco pile tipo quello del TM808 con 4 celle DD da 1,5 V. Accendiamo l'apparecchio. E voglio subito farvi vedere l'illuminazione che usava l'Eagle. Dopo l'Eagle venne l'Eagle Spectrum, che era già con la scatola nera. Dopo l'Eagle Spectrum venne nel mercato il famosissimo XLT, Spectrum XLT, poi dopo venne l'XLT e serie, il DFX, DFX 300 e dopo arrivarono i modelli che ci sono ora, gli Spectra V3, V3i e VX3. Così avete anche un po' la storia dall'antichità fino ai giorni odierni. Qui mi chiede di fare il bilanciamento in aria, poi nel terreno. Guardate il bel simbolino. Cosa facciamo? Aumentiamo subito la sensibilità, che ora è a 3. Io provo gli apparecchi nel banco di prova sempre al massimo. Con il tasto Sense l'aumento fino a 7. Tasto volume, tengo premuto e lo metto al massimo. Qui sotto c'è il classico trigger, grilletto, di azzeramento e centramento, che serve per fare il centramento dell'oggetto, che automaticamente dà pure la profondità. Ecco la lampadina, normalmente hanno la lampada integrata nel display retroilluminato. Guardate, uno dei primi display metal detector a display, com'è la lampadina, c'è proprio una lampadina dentro. Che spettacolo, introvabile. Qua cosa abbiamo ancora? Abbiamo i vari tipi di funzionamento, 2 A, B, C con due console a suono e uno zitto. Qui abbiamo tasto discriminazione, così è in all metal, così è in discriminazione, e qua c'è l'autotrack è il bilanciamento automatico a seguenza del terreno. Siamo in autotrack. Poi cosa c'è qui? Qui c'è due tasti col microprocessore per memorizzare, diciamo, una discriminazione. Vedete? Qui parte da 0, aumentando la discriminazione, fa vedere che passa attraverso la banda del foil, praticamente le stagnoline d'alluminio, e abbassando va nel ferro, in love, sotto meno negativo. Noi impostiamo una discriminazione classica di circa 10-15, arriviamo a 20, così discrimina un po' di più. 20. E poi c'è
learn, reject, learn, accept, clear, set. Io il manuale non ce l'ho, ma a vedere dai setting delle parole inglesi, vedi, sembra che abbia preso il settaggio della discriminazione che ho impostato. Resetto col trigger uscendo anche dal menu e faccio le varie prove di profondità. Qui ti dà anche push start sequence A B C C. Ah, ecco, allora qui dà un po' di suggerimenti come utilizzare l'apparecchio. Praticamente spingi il tasto push on off, power si accende, push audio mode, nel quale audio mode sono i vari tipi di ricerca. Che questi vari tipi qui di ricerca, se ci guardate bene, guardate se avete per caso un White MXT Pro e vedrete che c'è il tipo di ricerca coin jewelry, il secondo prospecting e relict, e il terzo beach sono similari. Anche una volta si ragionava più o meno allo stesso modo. Qua molto interessante, adesso ve lo faccio vedere. Già 25 anni fa e passa, guardate il display. Passo la monetina da 10 centesimi e già questo metal detector qui ad allora aveva il display col VDI 57, 10 centesimi. Ci passo con l'anellino d'argento, da 34. Ci passo con le pinzette di ferro. Le discrimina, non segna nulla. Ci passo con un euro, segna l'euro a 52. Ci passo col cagnetto di ferro, guardate che discriminazione, non lo segna. Qui siamo in tipo di ricerca. Siamo in tipo di ricerca B. C. C è quello per la spiaggia, è praticamente un all metal, perché sente il ferro, in non motion, sente il ferro in non motion. Vedete? Mi avvicino e lo suona a tono alto. È anche, oltre a essere un VDI, è anche a multitono. 10 centesimi. Un bel apparecchio multifunzione. Ecco, lo usiamo a ricerca silenziosa, vedete, e facciamo qualche prova tecnica di profondità. Ricordiamo che ad allora la White era uno dei produttori maggiori mondiali, direi anche il più grande del periodo, infatti faceva degli apparecchi molto avanzati già ad allora. Video test, profondità con un anellino d'argento. Lo
rileva sui 25 centimetri con la moneta da 50 centesimi. La rileva sui 30 centimetri con le pinzette in ferro, vengono discriminate. Guardate che bella discriminazione. Moneta da 1 euro. Centimetri, tappino in ferro, questo con la discriminazione che ho regolato lo sente quasi, mentre il pentolino di peltro sui 40 centimetri, vedo che rende molto sugli oggetti piccoli ad allora, mentre un po' di meno sugli oggetti medio-grandi. White Eagle 2, un metal vintage di circa, a parer mio, oltre 25 anni fa, uno dei primi con utilizzo a microprocessore, display digitale, col VDI, multitoni, regolazione e memoria della discriminazione. Qui già allora si pensava in grande. Altre cose da dire? Qui c'è il centramento dell'oggetto tirando indietro il selettore. Bene, come arrivano altri metal vintage vecchi, facciamo un bel video test e recensione anche di quelli.